approccio fu diverso, fu un approccio in cui, diciamo, si cominciava dicendo spostiamo il problema, cioè iniziamo a parlare dell'effetto, risolviamo l'effetto e poi magari risaliamo alla causa, no? Allora, quel tipo di approccio mi dette molta sicurezza, molto, è un occhio ancora più tranquillo. È chiaro che il percorso di analisi, per esempio, pieno io non l'ho mai fatto, e penso oggi che facendo questo mestiere che faccio, forse fino in fondo non lo vorrei fare, non lo dovrei fare. Ma quel tipo di approccio è stato importante perché è servito a, ovviamente, a far capire delle cose di me, a inquadrare una serie di mie problematiche in un certo modo, ma è che come sono io, cioè è partito dalla idea che le cose, se si affrontano, poi si risolvono. E quello fu un approccio importante, cioè il fatto di trovare strumenti, che è stato sempre un po' il mio pallino, no? Cioè. E se non ce li ho, allora o me li costruisco o me li cerco. E quello fu il percorso. Sì, esattamente. Un approccio fenomenologico, sì. Interdisciplinare, perché appunto ci si serve, ci siamo serviti molto dell'aspetto fonetico, linguistico e respiratorio, no? Che sono l'essenza della balbuzie, e se corretti evidentemente producono un linguaggio fluente, un linguaggio che scivola, no? L'ultima volta che noi ci siamo visti, che non è stato tanto tempo fa, ci siamo visti, non mi ricordo cos'era, settembre, non mi ricordo. Eri venuto qui a Milano anche perché avevi un incontro, io ricordo, alla Camera del Lavoro, sì. Dove dovevi intervenire e parlare, non so bene su che cosa. La domanda te la faccio per sapere se nella tua carriera di regista, intendo carriera non nel senso dell'arrampicata, proprio del percorso, no? Ti è capitato molte volte di parlare in pubblico? Sì. Allora, diciamo che il mestiere del regista è un mestiere che si fa con la parola. Il regista deve spiegare agli altri quello che c'è in testa, che non è semplice, cioè questo percorso serve a chiarire a te in prima persona quello che vuoi fare, e solo allora tu riesci a trasmetterlo, e lo trasmetti con la parola. Avere con la parola gestita in un momento di particolare stress. Un set è un luogo in cui il regista è chiamato a dirigere, a governare allora, gruppi di lavoro che vanno da un minimo di 10-15 persone a qualche centinaia, e lo deve fare con autorevolezza e con la parola. E ancora una volta comunicando a quelli che c'è intorno quello che tu vuoi fare. Se questa comunicazione non avviene, e la comunicazione è il patto non scritto che c'è in una troupe, cioè una troupe se accetta di lavorare con un regista è perché vuole che questo regista gli dica qual è la sua idea di quel film e come vuole realizzarla. Sono tutti passaggi dove è indispensabile la parola. Dopo, a fin finito,
il momento della comunicazione, che in genere è pubblica, è un altro momento importantissimo. Le conferenze stampa, i festival, spesso all'estero. Ho la fortuna di aver fatto dei film che sono andati all'estero, quindi spostiamo il modo di comunicare in un'altra lingua o in altre lingue. Siamo sempre lì, il centro è la parola. Il momento forse più importante di un film è riuscire a convincere le persone a fartelo fare. Quindi quello avviene attraverso il racconto di quello che tu vuoi fare. Il produttore. I produttori, volta a volta gli attori che tu scegli e che vuoi che siano parte di questo progetto, che devi convincere, affascinare e portare dalla tua parte. Poi, a conclusione, visto che non ci facciamo mai mancare niente, adesso sono 2 anni che dirigo una film commission. Ah. E questo vuol dire ancora più comunicazione, ancora più eventi pubblici, vuol dire un altro tipo di comunicazione che è la comunicazione con la politica. La Film Commission è una emanazione del governo regionale, quindi il tipo di contatto che io devo avere con i miei responsabili della mia struttura è una comunicazione politica che avviene su di un piano diverso rispetto alla comunicazione a cui io ero abituato fino a quel momento. Lì soccorre l'esperienza giovanile, nel senso che aver fatto politica a scuola in qualche modo ha strutturato poi un'idea, come dicevamo prima, di una politica che serve a fare delle cose, non a scalare posizioni dominanti, che però è frutto di mediazione che io intendo sempre alta, ma la mediazione si fa parlando, si fa arrabbiandosi. Allora una delle cose che mi piaceva ricordare del nostro percorso era quello quando tu mi inducevi ad arrabbiarmi, cioè a perdere il controllo. È importante, cioè in questi anni io ho imparato, ancora non ho imparato a perdere il controllo perché è caratteriale, quindi quando mi partono i 5 minuti mi partono, sono famoso per questo. Ah, sì? Sì. Ma in qualche modo è controllato, cioè in qualche modo ed è controllato non soltanto a livello di parola, ma il tentativo che faccio anche a livello di pensiero, cioè che quel momento in cui uno sbotta, che sono efficaci, io in genere sono un regista molto tranquillo sul set, se perdo la pazienza vuol dire che proprio la situazione lo richiede e c'ha un effetto 3 volte tanto, no? E lo stesso succede in questo ambiente di lavoro nuovo, quindi in quel caso è giusto avere una forma di controllo, diciamo, della perdita di controllo. Cioè un dominio. Che però in qualche modo insomma, ti faccia pensare che perdere completamente il controllo poi non serve neanche a me. No, anzi, è dannoso. Quindi il dominio sulla perdita di controllo in funzione del fatto che sai dove vuoi andare. Sì. Quindi quella perdita di controllo è strumentale in termini di autorevolezza e diciamo pure di aggressività. Assolutamente. Che quest'ultima, l'aggressività, è uno dei problemi della balbuzia. Colgo quello che tu mi stai dicendo per farti questa domanda
In termini di aggressività, la tua balbuzie ai tempi del liceo, insomma, la percepivi, la temevi o non la percepivi per niente, oppure la tiravi fuori senza sapere che si chiamava così? Devo dire, questo non lo so. Non sono stato mai particolarmente aggressivo, nel senso che quello che mi riconoscevano a casa era questo, che io sono secondo figlio, allora le battaglie le ho lasciate a mia sorella e io mi sono sempre impugnato, cioè mi sono sempre ho fatto bene o male quello che intendevo fare senza forme eclatanti di, appunto, anche di aggressività. L'aggressività forse veniva fuori proprio dalla, come dire, dalla mancanza, cioè dall'impedimento. Allora, in alcuni momenti mi veniva questa forma di aggressività di voler dire delle cose e non riuscire a dirle. Oggi è diversa, oggi è un'aggressività diversa. In casa mi dicono che è aumentata da quando faccio il presidente della FinCommission, perché evidentemente reggere un gruppo di lavoro, come dire, molto diverso da quello che io ho diretto fino adesso, con codici comportamentali e di linguaggio diversi e con la costante mediazione con la politica, che non è secondaria. Questo, scusa, lo fai in Lazio o in Puglia? In Puglia sono stato richiamato in Puglia a distanza di anni, ormai sono 2 anni che mi hanno nominato presidente della FinCommission in Puglia. È stato un po' una cosa, un giro di boa. Io sono andato via dalla mia città perché non si poteva fare il cinema, sono stato richiamato nella mia città a dirigere una delle strutture che fa cinema meglio d'Italia, lo dico non perché lo faccio io. Quindi è stato un riconoscimento importante ed è stato, ripeto, un cerchio che in qualche modo si è chiuso poi. Ma la Film Commission è una scuola, crea una scuola o raduna i giovani registi? La FinCommission è una struttura che attrae sul territorio regionale le produzioni di cinema e di audiovisivo, quindi che spinge chi vuole fare un film a non farlo in un altro luogo, ma a farlo da noi. Questo grazie a un sistema di incentivi che noi abbiamo, ma anche grazie ad un sistema che rende il cinema amichevole, diciamo, per chi ci viene da fuori. E la nostra Film Commission in particolare è molto anomala perché, oltre a fare questo, che è l'obiettivo principale della Film Commission, fa anche una serie di operazioni di divulgazione della cultura cinematografica e audiovisiva sul territorio. Questo vuol dire rassegne di cinema e televisione, vuol dire corsi di formazione, vuol dire sedi da gestire in tutto il territorio in cui si parla col territorio, poi vuol dire forum in cui si mettono insieme progetti che vengono da varie parti del mondo e si crea di farne film di coproduzione, quindi diciamo un'attività abbastanza variegata. Da quanto tempo sei presidente della Film Commission? Un po' più di 2 anni. E ti piace molto, Sì, sento. mi piace molto. Mi piace molto perché è un'altra di quelle sfide che non avevo ancora sostenuto ed è un po' che ho fatto politica cinematografica con le associazioni degli autori. Allora, quando stai dall'altra parte sei tu che chiedi alle istituzioni di fare delle cose. Adesso la sfida è che io, come dire, non solo le posso fare, ma le devo fare.
quindi è il salto, diciamo, dalla critica alla, all'azione. Sì, e quindi continui i contatti appunto con il pubblico, con il mondo, certo, dove il tuo linguaggio meravigliosamente fluisce. Sì, no? Sì. Che è una domanda che non ti fai più? Beh, a volte me la faccio. A volte c'è stato un periodo che adesso si è un po' addolcito anche quello, anche grazie ad un colloquio che facevamo noi. Sulle lingue estere. Allora, sull'inglese invece mi ricapitava. Cioè sull'inglese mi inceppavo ancora, non riuscivo a trovare la strada, anche perché stiamo parlando di un inglese che più delle volte era un inglese molto tecnico, che non padroneggiavo fino in fondo. E allora anche quello c'era, cioè il fatto di inizialmente forse di non avere neanche bene chiaro in mente quello che volevo dire poi, no? E beh, che non aiuta, diciamo. Cioè non avevi i termini, il codice, sì, sì, per realizzare il contenuto da esprimere. E quindi hai fatto dei corsi di lingua inglese tecnica? Sì e no. Ho praticato di più. Ho pensato un po' meglio a come dovevo fare, cioè ho riacquisito una serie delle tecniche. Quindi ha avuto anche una funzione, diciamo, pure terapeutica? Sì, certo. Autoterapeutica. Fantastico. Senti, i documentari che tu fai ti portano su un linguaggio diverso rispetto al cinema di narrativa che invece fai? Sì, la sfida è quella, cioè quella di padroneggiare, di tentare di padroneggiare dei linguaggi che sono diversi, cioè il cinema di finzione è il cinema che si fa con gli attori, su di una storia che viene confezionata prima, su una preparazione che io faccio in maniera molto meticolosa, appunto per non arrivare impreparato alle riprese. I documentari sono l'opposto, cioè sono avere un'intuizione, ma anche lì rintracciare delle persone vere, diciamo, seguire delle storie all'apparenza, mi piace dire, vere, nel senso che poi il momento della manipolazione c'è comunque, il momento in cui un regista fa dire o fa fare a quelli che è già davanti le cose che lui pensa che siano giuste, c'è comunque. Senza pensare che anche l'intervistato racconta la sua verità. La tecnica è quella, cioè quella di tentare di fare raccontare all'intervistato una verità che non è quella che lui precostituisce. Allora lì ho, questa è pura tecnica, nel senso che cominciando già da quando facevo provini ai bambini, quando ero aiuto regista e sceglievo i bambini per i film di Comencini, lì il momento del provino era un momento in cui tu dovevi, come dire, in qualche modo far stare a suo agio un bambino che non era abituato a questa cosa, ma metterlo in crisi e capire in che modo reagiva, se reagiva e qual era il tipo di reazione, quindi il tentativo di far venire fuori una verità che una telecamera, una luce, un interlocutore sconosciuto non portano. Il lavoro sul documentario è quello, cioè è quello di smontare l'idea che l'intervistato ha di sé e portarlo a fare delle cose che altrimenti non farebbe e che non fa, diciamo, se c'è il telegiornale al posto del documentario.
Certo. Senti, come definisci il tuo linguaggio del tuo cinema? Cioè, varia a seconda dei soggetti che scegli o è al contrario il tipo di linguaggio che ti porta alla scelta del soggetto per un film? Diciamo che c'è una scelta del soggetto che varia di volta in volta perché mi sono posto come obiettivo di non fare 2 volte lo stesso film. E quindi diciamo di cambiare il linguaggio ad ogni film che faccio. Se li devo vedere a distanza, oggi ho fatto appunto 3 film di finzione. Ho fatto una piccola cosa per la televisione che non voglio neanche ricordare perché è stato un inizio infame, infamante, però è andato bene. E ho fatto svariati documentari con vari soggetti e con varie cose. Se devo vedere adesso, a distanza di un po' di anni, è chiaro che c'è poi un filo conduttore, che è un po' il mio modo di vedere le cose.